Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi sono qua con un bel po' di libri da farvi vedere perché sono tornata a casa per le vacanze di Natale, quindi ho raccolto un po' di libri là e poi ho comprato qualche cosina qua, quindi un mix di cose in inglese e in italiano, come al solito. Il primo è un libro che in realtà avevo preordinato perché c'era un'offerta per cui era a metà prezzo. E mi sembrava molto bello, in effetti lo è, e parlo di Women at Work, Interviews from the Paris Review, che come potete intuire è una raccolta di interviste appunto del Paris Review a una serie di donne. E ce ne sono diverse, c'è Margaret Atwood ad esempio, c'è la Yul Sénard, e tutte le interviste sono precedute da un'illustrazione appunto dell'autrice in questione. È molto bello, è molto ben fatto e credo che sia ancora disponibile, in caso vi lascio il link sotto se vi può interessare. Il secondo libro è un libro che è finalmente uscito in paperback e che volevo da una vita e non sarà una sorpresa per nessuno ed è appena uscito anche in italiano ed è Gli uomini mi spiegano le cose di Rebecca Solnit. Volevo l'edizione appunto in paperback perché essendo così piccolino mi sembrava più comodo leggerlo così. E saprete che qui dentro è contenuto il famoso saggio dove si parla del termine mansplaining, come anche da titolo. Sapete che Rebecca Solnit mi piace molto e quindi niente, spero di leggerlo presto e visto che appunto è uscito anche in italiano, c'è anche più probabilità che anche voi l'abbiate letto nel frattempo e se ne può parlare tutti insieme. Poi passiamo ai libri che ho preso in Italia. Non sono tantissimi, però secondo me sono molto interessanti. Il primo è un libro che quando ho visto su Facebook che stava per uscire, non potevo assolutamente non comprare e sto parlando di Racconti ritrovati di Anna Banti. Innanzitutto la copertina è bellissima e poi ero particolarmente curiosa di leggere qualcosa di Anna Banti perché ne avevo sentito parlare nel libro Autobiografia di una femminista distratta, di cui avevo parlato un po' di tempo fa, vi metto il video sopra e sotto, e quindi è fra quelle autrici appunto italiane che volevo recuperare, ma quando avevo letto Autobiografia di una femminista distratta avevo visto che era praticamente tutto fuori catalogo, una cosa del genere, quindi non erano facilmente reperibili i suoi libri. Adesso che sono usciti questa raccolta di racconti, sono molto curiosa. Poi avevo visto anche che qualcuno aveva postato sempre su Facebook una nuova raccolta di Chandra Livia Candiani, questa è Fatti Vivo, e sono poesie. Io già vi avevo parlato della bambina pugile, anche lì vi lascio il video, che era una raccolta di poesie che mi era piaciuta tantissimo. Di queste ne ho lette solo alcune, non l'ho ancora finito, l'ho letto un po' andando a caso, mentre la bambina pugile l'avevo letto proprio dall'inizio alla fine in ordine. Questa sono andata un po' a salti, aprendo a caso qual era la poesia che mi saltava di più all'occhio. A me lei piace molto, la trovo molto, molto sublime, diciamo, come stile, però al tempo stesso la sento molto vicina al mio modo di pensare e molto vicina anche alle sensazioni che provo. Quindi se vi va di avvicinarvi alla poesia, secondo me lei è un ottimo modo per provarci. E poi questo libro sarà molto contenta Diana perché l'ho trovato nella sezione usato, infatti è un po' malconcio, ma è Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese. Ogni volta penso Ortense, non so perché, ma vabbè. Sì, è un po' messo male, però l'ho trovato scontato al 50% e Diana appunto ne parla sempre bene. Sono molto curiosa, non ho ben capito se è un romanzo o se è una raccolta di racconti, non sono sicura, però appunto dovrebbe parlare chiaramente di Napoli, ma anche inserirla in un contesto particolare. E visto che appunto vorrei recuperare più autrici donne, quando l'ho visto mi è sembrato così un segno del destino che dovessi acquistarlo. E poi gli ultimi due italiani sono un libro che in realtà avevo già, ma che ho deciso di portarmi dietro, quindi forse ve l'avevo anche già mostrato, non lo so. Ed è comunque Cortile e Cleopatra di Fausta Celente. Sapete che la Celente mi piace molto, anche i suoi libri sono tutti fuori catalogo,
ero riuscita a trovare questo a Ferrara in una libreria antiquaria e niente, me lo sono portato dietro perché spero quest'anno appunto di avvicinarmi di più. Beh, la Cialente l'avevo già letta, però di riavvicinarmi di più alla letteratura italiana scritta da donne. E infine un regalo che mi ha fatto una delle mie migliori amiche. Ed è che mi segue anche, quindi ciao Ceci. Ed è dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti, perché appunto le avevo detto che non l'avevo ancora letto e che non l'avevo trovato l'ultima volta che ero stata in Italia, che ero andata in giro così a cercare libri, e quindi lei molto gentilmente me l'ha regalato per Natale. Ne ho letto un pezzettino, tra l'altro, in aereo, sperando di attirare l'attenzione di due ragazzini seduti di fianco a me. Spero di esserci riuscita e niente, quindi sono molto contenta e sicuramente ve ne parlerò non appena l'avrò finito. Ma in realtà, prima di partire, ho dimenticato due libri perché il giorno in cui ero in aeroporto sono arrivata a stare in anticipo come al mio solito, non sapevo come aspettare quell'ora che dovevo aspettare perché si aprisse il check-in, e quindi, visto che c'erano sconti, perché non comprare dei libri? E ho comprato due libri che mi fa anche ridere il fatto che abbiano alcune cose in comune in un certo senso, perché uno è Women in Power di Mary Beard, di cui vi ho già parlato in un libro isterici che vi lascio sopra e sotto, e l'altro è The Power, quindi neanche a farlo apposta, no? Power, power, di Naomi Alderman. The Power ha vinto il Bayliss Women Prize for Fiction quest'anno e ne avevo sentito parlare molto bene. L'ho già letto e ve ne parlerò prossimamente, ma ecco, senza fare troppi spoiler, non mi ha fatto impazzire. Ecco, mi è piaciuto, però non mi ha, diciamo, aperto un mondo come avrei voluto, però appunto ne parleremo più avanti. Poi, quando sono tornata a Londra, ho preso un'altra serie di libri, alcuni di cui avevo sentito parlare da varie persone e uno che era in wishlist veramente da un sacco di tempo. Quello che era in wishlist da un sacco di tempo è Hunger Makes Me a Modern Girl di Carrie Brownstein. Era in wishlist da un sacco di tempo perché ne avevo sentito parlare come appunto un memoir femminista di appunto Carrie Brownstein, che è una musicista. Però poi ho cominciato finalmente, dopo anni che volevo farlo, a guardare Portlandia, e lei è una delle due protagoniste, delle due attrici principali e anche scrittrice della serie, quindi mi ha incuriosito ancora di più leggere della sua vita, perché lei comunque appunto è cresciuta nella sfera anche credo punk del Northwest, quindi mi ispira tantissimo e spero di leggerlo presto. Poi ho due libri di non fiction, potremmo definirli. Il primo è Too Much and Not the Mood di Durga Chukwuebose, non so come si pronunci, ed è questo bellissimo libro che è una raccolta di saggi. Ne ha parlato anche Stella Lond, che sapete che mi piace molto come vlogger, però in generale l'avevo visto diverse volte in libreria. È uscito il paperback. E appunto dovrebbero essere vari saggi scritti da questa autrice canadese. Non dovrebbe esserci un vero e proprio filo conduttore, non è che parli di un solo argomento, da quello che ho capito, però i vari saggi dovrebbero essere incentrati su varie questioni che riguardano l'identità, la cultura, e quindi sono molto curiosa di affrontarlo. E appunto ne ho sentito parlare molto bene. Non solo da Stella Lond, credo che ne abbia parlato anche Rosianna, però non sono molto sicura e niente, sono molto curiosa finalmente di averlo preso. E infine, l'ultimo libro è un libro che ho comprato perché in realtà sempre la mia amica Ceci, che mi ha regalato dalla parte delle bambine, mi ha consigliato un libro che si chiama Diventare Uomini di Lorenzo Gasparrini, mi sembra, però quando l'ho cercato in libreria a Ferrara, sono andata ovunque, non ce l'aveva nessuno. Vi lascio sotto come si chiama, però credo che anche su Amazon non fosse disponibile, quindi bisogna sperare che ritorni disponibile, oppure forse era disponibile su IBS, però ci avrebbe messo troppo tempo per arrivarmi. Comunque, per stringere, quel libro appunto è un libro sul concetto di cosa significhi essere uomini, e dovrebbe essere appunto
incentrato su tutto ciò che concerne la mascolinità e su quanto il femminismo faccia bene anche agli uomini. Quindi, col fatto che appunto questa mia amica mi ha incuriosita talmente tanto nei confronti di questo libro, mi scocciava non essere riuscita a poterci mettere le mani sopra. E quindi ho preso quella che, da quello che ho sentito dire e da quello che immagino, possa essere la sua controparte inglese, e cioè The Descent of Man di Grayson Perry, che appunto riguarda gli uomini riguarda il concetto di mascolinità e il fatto che tutto ciò che concerne la mascolinità non fa altro che far male in un certo senso agli uomini. Sembra molto divertente, ci sono anche una serie di disegnini che fanno molto ridere, tipo questi qua sui veri uomini. E quindi niente, sono molto curiosa anche perché ne ha parlato bene anche Caitlin Moran, che sapete che mi piace molto. E basta. Questo è tutto. La mia pila di libri sta per cadere. Come al solito, se avete letto qualcuno di questi libri, ne parliamo sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!